Per la città di Fossombrone e la sua storia, il 2024 è un anno di importanti ricorrenze. Si celebra infatti il 150° anniversario della prima campagna di scavo presso l'antico municipio romano di Forum Semproni, unico parco archeologico della provincia e uno dei sette della regione, ma anche il 150° anniversario del rinvenimento delle prime statuette di bronzo del VI e V secolo a.C. lungo le sponde del torrente Tarugo a Isola di Fano. In occasione del doppio anniversario sono state organizzate mostre, attività e manifestazioni culturali che metteranno la città al centro dell'archeologia e del turismo regionale. Le iniziative sono state presentate nella sede di Confcommercio Marche Nord. Dal 5 luglio il nostro semestre archeologico, che si svolgerà per tutto il secondo semestre dell'anno e culminerà con la bellissima mostra che avremo da ottobre a dicembre, perché avremo il ritorno del Vertunno dal Museo Archeologico di Firenze. Quindi per noi è un semestre ricco di eventi, dove toccherà più generi di età, abbiamo pensato anche più giovani. Infatti avremo un concerto nel nostro bellissimo parco archeologico il 29 di agosto e avremo delle bellissime conferenze guidate dai nostri direttori onorari museali, dalla dottoressa Vanessa Rani, che è la nostra direttrice onoraria della rete Flaminia con altri sette comuni della provincia, e avremo delle conferenze guidate dal nostro direttore onorario dei musei, il dottor Oscar May. Tutto questo grazie comunque alla collaborazione con Confcommercio, che non ci ha abbandonato neanche in questo momento, e quindi con grande orgoglio mi sento di dire e di affermare che sarà un semestre che porterà tantissima presenza, tantissima curiosità e riaccenderà la luce sul nostro patrimonio archeologico. Al comune di Fossombrone, ha rimarcato il direttore generale di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti, ci lega da tempo una proficua collaborazione. L'archeologia, aggiunto, ha uno spazio rilevante sia all'interno dell'itinerario della bellezza, sia nel progetto di rilancio della strada della Contessa. Il programma, illustrato in conferenza stampa, comprende due mostre, di cui una documentaria. Ripercorreremo i 50 anni di scavo, appunto dal 1974 ad oggi, con le principali scoperte che in questo periodo sono state fatte. Poi faremo un'altra mostra in autunno per celebrare un'altra ricorrenza, perché il 2024 è un anno ricchissimo, cioè i 150 anni dal rinvenimento dei primi bronzetti, cioè delle prime statuette di bronzo a Isola di Fano lungo il torrente Tarugo. E nel 1874 si ritrovarono alcune statuette di bronzo che sono finite per la maggior parte nei musei di tutta Europa, 6 per esempio sono al Louvre, e tornerà a Fossombrone una di queste statuette, la più importante, che non si trova al Louvre ma si trova al Museo Archeologico di Firenze. Quindi faremo una mostra, in questo caso archeologica, celebrando anche questo anniversario, e poi ci saranno conferenze di vario tipo con la collaborazione dell'Università di Urbino e ovviamente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e del Comune di Fossombrone, Provincia di Pesaro e tutti gli enti che sono coinvolti nella valorizzazione e gestione del Parco Archeologico di Fossombrone.